Prova. Buonasera, benvenuti all'incontro nazionale di Emergency. Quanti siamo? Bellissimo, bellissimo. L'applauso lo meritate voi, c'è anche la piazza pienissima. Era emozionante arrivare qui e vedere la fila enorme, per entrare. E questa è una cosa importante perché noi oggi dobbiamo essere visibili, ci dobbiamo contare, dobbiamo dire da che parte stiamo, perché questi sono tempi un pochettino difficili, un po' complicati, di parole di odio, di negazioni di diritti, di ritorno ai fascismi, e faccio immediatamente, mi costituisco subito, perché anche noi giornalisti abbiamo delle responsabilità. Abbiamo delle responsabilità, mentre mi costituisco però voglio anche fare da disertore in un certo senso, perché non possiamo farci dettare l'agenda setting dalla propaganda, da questo dichiarazionismo bulimico, spinto che avviene tutti i giorni. Non è detto che dobbiamo avere le testate con 3, 4, 5 dichiarazioni senza contraddittorio di personaggi politici, anche nel caso in cui si parla di un ministro dell'interno che oggi ha trasformato in uno show la consegna di un avviso di garanzia per un atto di disumanità. Per un atto di disumanità. Invece noi stasera qui parliamo di uno straccio di umanità. Non voglio prendere troppo tempo. Io non mi sono nemmeno presentata, sono Amalia De Simone, sono una giornalista, semplicemente una giornalista, una cronista, mi occupo di giornalismo di inchiesta, prevalentemente di mafie, vado in giro, ficco il naso, e questo più o meno. E sono veramente felice stasera di essere qui. Io Emergency la porto nel cuore da tanti anni. E visto che ho introdotto il tema della disumanità in contrapposizione con questo straccio di umanità che porta il logo di Emergency stasera, io vorrei che di questa disumanità, di questi tempi complicati, ci parlasse il fondatore di questa associazione, questa organizzazione che è qualcosa a cui dobbiamo tantissimo, tutti noi italiani e non solo. Gino Strada. Grazie. Grazie davvero. Ricordo che all'inizio del 2003 io ero in Afghanistan. C'ero da parecchio tempo, da poco dopo l'invasione dell'Afghanistan da parte delle forze della democrazia che stanno ancora invadendo l'Afghanistan. E sono stati quegli anni 2001-2002, anni di guerra, anni di grandissima violenza in quel paese. Ricordo che all'inizio del 2003 ormai si parlava dell'imminente guerra in Iraq, che in effetti cominciò nel marzo. E mi venne in mente questa cosa, ma uno straccio di pace non si può avere. Cioè, ma dobbiamo continuare guerra, 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 guerra. Non ci può essere qualcosa di diverso. E lì poi nacque l'idea di chiedere ai cittadini di usare questo simbolo che allora era questo straccetto bianco per chiedere pace. E nel febbraio del 2003 ci fu, credo, la più grande manifestazione al mondo contro la pace, contro la guerra, scusate. Lapsus, sì, perché ci si abitua a queste cose. Sono passati tanti anni, siamo ancora in guerra. La guerra continua, continua in Afghanistan, l'Italia continua a essere in guerra
contro la Costituzione, contro i diritti del popolo afghano, contro ogni buon senso. E ci hanno portato tutti, quando sono andati al governo, di destra, di sinistra, di centro, di qua e di là. Le cose che cambiano sono le dichiarazioni o le stupidaggini politiche, quelle che non cambiano sono la violenza, le spese militari, l'oppressione di popoli. E oggi abbiamo sotto gli occhi una cosa che noi avevamo in qualche modo inconsapevolmente previsto. Quando dicemmo molti anni fa che la scelta della guerra, la scelta di andare a fare la guerra, era una scelta non soltanto omicida rispetto a chi la guerra la subiva, ma anche suicida. Avevamo detto che la guerra ce la saremmo trovata in casa e ce la stiamo trovando in casa. Ce la stiamo trovando in casa perché il seme comune, che è l'odio, la violenza, l'intolleranza rispetto all'altro, rispetto al diverso, è quella cosa che continua ad alimentare i conflitti, uno dopo l'altro. Oggi ce la troviamo in casa, è una guerra contro i migranti. Voglio essere subito chiaro, la guerra contro i migranti non l'ha iniziata l'attuale ministro dell'Interno, l'ha iniziata l'ex ministro dell'Interno, con una politica incredibile. Pagare e finanziare dei torturatori per tenersi e ammazzare la gente purché non venisse sulle nostre coste. È chiaro che se questa era la politica, ed è stata la politica, del cosiddetto centrosinistra, per la destra poi questo è un gioiellino, porte spalancate. Oggi ce la troviamo in casa sotto forma di guerra contro i migranti, sotto forma di guerra contro i poveri, sotto forma di guerra contro i cittadini. E come in tutte le guerre, chi domina, chi fa la parte più importante? La menzogna, la propaganda, le falsità, le bugie. Cose che la nostra casta politica attuale è, direi, altamente specializzata nel portare avanti. Bugie. Bugie che tendono a far credere che siano quei poveracci che scappano dalla miseria, scappano dalla povertà, che muoiono in mare, che arrivano qui, che fanno lavori sottopagati, che vengono sfruttati tutti i giorni, dopo essere stati sfruttati, torturati, depredati nel porto sicuro della Libia, come lo definisce qualche imbecille. Crediamo davvero che siano quelle le persone e le cause dei problemi anche gravi che vive il nostro paese? Che siano quelle persone che sono la causa della disoccupazione, che sono la causa della disoccupazione giovanile, che sono la causa che porta 11 milioni di italiani a non potersi più neanche curare come dovrebbero perché non ce la fanno economicamente? No, no, ma è tipico del fascismo esprimere la propria violenza sempre guardando in basso, sempre contro i più deboli, mai contro i ricchi e i potenti. E allora quella che si sta praticando è una profonda disumanità. Io non credo che l'Italia oggi sia questo. Credo che in Italia esista questa, qualcuno l'ha definita, credo giustamente, minoranza rumorosa, che è contro invece la maggioranza degli italiani, che non la pensa così e che per ora però è ancora piuttosto silente. Credo che questa minoranza rumorosa, violenta, fatta di ignoranti che vogliono solo muovere le mani e che riempiono le cronache ogni giorno con atti di grande eroismo, come cercare di sparare
agli immigrati o di prendere a coltellate i neri che incontrano o di invitarli a scendere dai tram. Ecco, questa è la volgarità becera del fascismo che abbiamo visto. Ci sono ancora i filmati, per fortuna, di quell'epoca tristissima in Italia e non solo. Questa era la situazione rispetto alla quale siamo chiamati a riaffermare i principi di umanità, a riaffermare che una società è un insieme di individui che hanno deciso di vivere associati, anziché ognuno nel suo pezzettino di caverna su per le montagne, e per vivere associati però bisogna avere delle regole di rispetto comune, bisogna avere delle regole di aiuto comune, perché una società va avanti se tutti vanno avanti. Una società non progredisce se pochi ricchi diventano ultramiliardari. Di questo non parlano più gli imbecilli che ci governano. Sono d'accordo che non ne hanno neanche gli strumenti culturali. Cioè, quando uno arriva a dire che l'essere umano è fatto per il 90% di acqua, è semplicemente un deficiente, cioè non è che... Non si può dire altrimenti. Noi a Napoli di mozzarella di bufala, però. Voi sarete fatti di mozzarella? Mozzarella di bufala. Qui ci sarà almeno un 30% di grappa da queste parti. Ma è davvero questa umanità, questi principi fondamentali che sono, e noi ci illudevamo, che sono affermati da importanti documenti. Non solo la Costituzione italiana, la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Pensavamo che quel passato fosse per l'appunto passato, non destinato a ritornare. E invece credo che oggi, senza fare nessun catastrofismo, perché non credo che gli italiani la pensano così, però è un passato che... Dobbiamo tenere per presente, perché il rischio di ricaderci dentro è ancora lì. Quante generazioni negli anni più bui dei fascismi e del nazismo in Europa, quanta gente si è chiesta: ma come è potuto succedere? Ma come è stato possibile? È stato possibile esattamente perché un giorno dopo l'altro non si è reagito al crimine, alla violenza, all'egoismo, alla grettezza, all'odio, sempre pensando che avrebbe colpito qualcun altro, qualcuno che stava lontano da noi o sotto di noi. E poi ci si trova che, senza accorgersene, si è passato il Rubicone. Ecco, io credo che oggi riaffermare i principi di umanità e di convivenza sociale e riaffermare i principi della solidarietà come opposta alla violenza, i principi della fratellanza come opposto all'egoismo e allo sfruttamento degli altri esseri umani sia assolutamente indispensabile, in Italia e non solo, perché non credo che quello che sta succedendo sia un fenomeno soltanto italiano. Non lo è. E dobbiamo però trovare il modo di far sentire la nostra voce. Il primo passo credo sia proprio quello di incominciare a riflettere che non sono sciocchezze quelle che stanno succedendo, che non solo siamo di fronte allo spregio più totale della nostra Costituzione, delle nostre istituzioni, ma quando una carica dello Stato proclama che per lui le denunce della magistratura sono medaglie, siamo nell'eversione fascista. Non saprei come definirla altrimenti. Siamo ancora in tempo, credo, siamo ancora in tempo. Però non possiamo più girarci dall'altra parte, non possiamo più stare zitti.
ci vuole l'impegno di tutti a far capire che il nostro paese non è una banda di delinquenti, violenti e razzisti, che il nostro paese ha una storia di civiltà, di cultura, di umanità ben diversa. E allora quello straccio di pace di più di 15 anni fa si trasforma oggi in uno straccio di umanità che è necessario ripristinare in qualche modo. Non possiamo assistere in silenzio e impotenti al fatto che si giustifichi qui da noi l'uccisione di esseri umani, che si giustifichi la negazione dei diritti alle persone, che si giustifichi la violenza, che si giustifichi proprio quell'odio che sta tutti i giorni nei nostri giornali, nelle nostre televisioni, che sono gravemente responsabili, perché ormai ci sono foto e dichiarazioni a decine ogni giorno. E poco conta se quelle dichiarazioni sono poi il contrario di quello che si è dichiarato 6 ore prima. Questo lo sappiamo, che sono una banda di gente che non ha mai avuto nessun contatto né col cervello né con la cultura. Quello che è importante è che queste cose poi alla fine, piano piano, penetrano, vengono digerite, c'è assuefazione. Ecco, l'assuefazione all'odio credo che oggi sia uno dei grossi nemici da combattere in questo paese. Abbiamo una la tabella di marcia, però poi magari alla fine vorremmo risentirlo Gino Strada. E invece parliamo delle attività di Emergency, che tutti conosciamo prevalentemente per quelle che vengono fatte all'estero. Io, per esempio, che mi occupo delle guerre di casa nostra, ho incontrato Emergency in strada in Italia. L'ho incontrata a Castelvolturno, mentre cercavo di lavorare sulla mafia nigeriana, su una serie di collegamenti con il terrorismo, mi sono accorta che c'erano delle bambine per strada che si prostituivano, qualcuna l'ho portata anche via. Però è lì intervenuta Emergency, che mi ha dato una grossa mano, mi ha aiutato a capire, io ho potuto raccontare quelle storie che poi erano storie anche di sofferenza, di tortura, a partire dai campi in Libia. E quindi, ecco, io vorrei che la presidente di Emergency, Rossella Miccio, ci raccontasse un po' come Emergency lavora. Buonasera a tutti innanzitutto, e grazie veramente di essere così numerosi. Abbiamo visto prima una foto della piazza e veramente ti riempiva il cuore, e questo appunto ci dà veramente speranza. Come diceva prima Gino, è un modo per contarci, per vederci, per riconoscerci. Noi sì, effettivamente lavoriamo tanto anche in Italia. Eccola, la piazza, bellissima. Bravi. Li salutiamo tutti veramente, perché è bellissimo vedersi così tanti, ecco. Abbiamo iniziato nel 2006 a lavorare in Italia, a Palermo, non dico per gioco, ma quasi, pensando di, come dire, intervenire su una realtà peculiare di quel posto, in cui c'era una concentrazione di migranti che non riuscivano ad accedere alla salute, alle cure, e quindi abbiamo detto, vabbè, proviamo a dargli una mano. E da lì, un po' alla volta, invece, ci siamo resi conto che sempre più in tutto il territorio nazionale si verificavano situazioni analoghe, diverse per caratteristiche, per territori, per nazionalità magari, ma accomunate tutte da questa negazione di fatto nella pratica di un diritto fondamentale garantito anche dalla nostra Costituzione, che è il diritto alla salute. E quindi un po' alla volta abbiamo cominciato ad aprire punti in varie località. Siamo appunto passati dalla Sicilia al Veneto.
a Marghera, dove lavoriamo dal 2010. Abbiamo lavorato in Puglia, nella zona della Capitanata, dove il caporalato ogni tanto fa notizia quando, appunto, come qualche mese fa, ci lasciano la pelle 16 persone e ci ricordiamo che c'è questo problema, dopodiché ce ne dimentichiamo dopo 3 minuti. In Calabria, siamo a Rosarno, siamo a Polistena e prima siamo stati anche a Rosarno, Campania, Napoli, Ponticelli, Castel Volturno, dove abbiamo anche attivato un'unità di strada proprio per venire incontro a queste ragazze che la cui storia parte da questo paese, da questa Nigeria, paese enorme in cui c'è la guerra, c'è il terrorismo, c'è Boko Haram, c'è la povertà, c'è tutto, e che lasciano questo paese con un sogno. Tante ci raccontano: pensavo di venire a fare la parrucchiera, pensavo di venire a fare la sarta, esattamente, invece fanno i bancomat di carne e non riescono neanche a alzare la mano per chiedere aiuto, perché temono poi per quello che succederà ai loro cari in Nigeria, che sono tenuti sotto sequestro da questi criminali che, come dire, hanno trovato una sponda molto solida nella nostra criminalità. Quindi diciamo: criminali del mondo, unitevi e lucrate sulla pelle di queste persone. Ma infatti poi è così, perché 30.000 euro da riscattare, certo, diventano un fondo per il traffico di droga, certo, di cui la mafia nigeriana, soprattutto per l'eroina, sta diventando leader in Europa. Per cui, come dire, la globalizzazione, ecco, porta anche a questo. E quello che abbiamo scoperto in questi anni di lavoro in Italia è una realtà che non ci saremmo sinceramente aspettati. Scoprire che esiste ancora la schiavitù nel nostro paese, nel XXI secolo, fa accapponare la pelle. A me è capitato di visitare alcune zone dove vivevano questi migranti sfruttati nelle campagne siciliane, pugliesi, e a me veniva soltanto da chiedere scusa per le condizioni in cui erano. Tornavo dal Sudan, andavo lì e dicevo: ma tra qui e il campo profughi di Maio a Khartoum, forse meglio Maio, non lo so. Quindi vedere, toccare con mano queste situazioni degradanti a casa nostra, vi garantisco che non ti lascia, non ti può lasciare indifferente. Questo credo sia un nostro privilegio, che abbiamo la possibilità anche in Italia, così come in tanti paesi in guerra, di vedere la verità vera, di toccare con mano la realtà e fortunatamente di poter anche contribuire a migliorarla per qualcuno, per le persone che incontriamo nel nostro cammino, per le persone che vengono a chiedere una mano nei nostri ambulatori e che sempre di più sono anche italiani. E abbiamo scoperto quest'altra cosa, che veramente nella sofferenza c'è una fondamentale uguaglianza in dignità e diritti, ma io credo anche nella sofferenza ci si riscopre uguali. Si hanno gli stessi bisogni, le stesse necessità di attenzione, di cura, lo stesso diritto ad essere curati, ed è esattamente quello che noi abbiamo cercato di fare in Italia, ancor prima ovviamente nei paesi in guerra in cui abbiamo lavorato e continuiamo a lavorare, ma soprattutto qui a casa nostra, perché purtroppo questo diritto sancito dalla nostra Costituzione nella pratica troppo spesso, vuoi per questioni burocratiche, vuoi per barriere linguistiche, è sempre più negato. Gino prima diceva: 11 milioni di italiani non riescono ad accedere alle cure prevalentemente per motivi economici. È vero, lo vediamo. Il nostro primo paziente a Marghera, in Veneto, è stato un italiano che aveva perso il lavoro, ex membro di una squadra olimpica di 30 anni prima, quindi anche un atleta che magari avrà avuto la sua fama in quel momento, poi ha perso il lavoro, è finito in mezzo a una strada, dormiva dove poteva, si è ammalato ai denti, ha cominciato a perdere anche i denti, quindi non si alimentava più bene, non riusciva a trovare lavoro e non aveva i soldi per potersi curare.
Ecco, questa era l'Italia che noi abbiamo scoperto. E credo che quello che abbiamo cercato di fare, grazie soprattutto al supporto, al contributo di tantissime persone che ci aiutano, che decidono di diventare dei compagni di viaggio con noi, che fanno ciascuno il proprio pezzettino, chi facendo una donazione, chi donando il proprio tempo, chi come tanti giornalisti raccontando queste realtà, standoci accanto per raccontare queste realtà, ecco, credo che siamo riusciti a realizzare questa forse utopia di un'alternativa possibile. Quindi credo che questa sia nel nostro piccolo, ecco, un gesto concreto per dimostrare che un altro mondo, un altro modo di stare insieme è possibile. L'accoglienza, il rispetto dei diritti, l'uguaglianza non sono parole astratte, sono pratiche quotidiane che possono essere veramente realizzate da ciascuno di noi nel proprio ambito, e quindi questo ci dà la forza anche poi per parlare, per raccontare, per denunciare, ma anche per provare ad essere un canale di aggregazione. Henry De Luca una volta ci ha definito degli evidenziatori, e questa definizione a me piace molto, perché è esattamente quello che facciamo. Con il nostro lavoro quotidiano, i nostri medici, degli infermieri, dei volontari, evidenziamo delle dissonanze, delle situazioni che non ci piacciono, che non ci rispecchiano, come membri di una società che si riscopre società, e in più facciamo delle cose, dei pezzettini per poterla cambiare questa realtà. Quindi credo, non essendo noi dei supereroi, ma semplicemente delle persone normalissime, credo che se riusciamo a farlo noi possiamo sicuramente raggiungere dei risultati ancora maggiori, se ci impegniamo un po' tutti su questa strada, no? Credo. Grazie. Vale la pena stare insieme e fare rete. Che poi, insomma, degli evidenziatori, detto da un istigatore per sua stessa definizione, quindi. A proposito di accoglienza, racconto una cosa mia. Io avevo tipo 5 giorni di ferie, questo 6 forse. Ho detto, ma quest'anno io voglio fare un atto politico. E sono andata in vacanza a Riace. Sono andata a vedere questo paesino, che ha un mare meraviglioso, ma che però sta, il centro storico sta su, dove c'era un sindaco che stava facendo lo sciopero della fame, dove si era realizzato un modello di accoglienza molto particolare. Io avevo visto un modello di accoglienza, lo avevo raccontato, rispetto a un quartiere di Amburgo, dove convivono tipo 70 etnie diverse, si scambiano, è una cosa meravigliosa. Lì questo sindaco è riuscito a fare qualcosa di straordinario, e proprio perché è riuscito a fare qualcosa di straordinario adesso ne sta pagando le conseguenze, e lo dovremmo avere in collegamento. Mimmo Lucano, ce l'abbiamo? Eccolo qui. E che addirittura è riuscito a collegarsi a Skype, pensate. Sei diventato tecnologico, Mimmo. Ah, mi ha aiutato una ragazza. Allora, Mimmo, che sta succedendo? Ce lo racconti, Riace, ci racconti che cosa sta succedendo, perché stai facendo questo sciopero della fame, e soprattutto vorremmo anche qualche notizia in più. La situazione si sta risolvendo, i fondi si stanno sbloccando? Ma guarda, sono almeno 2 anni che Riace vive questa situazione un po' che io definisco un po' di oppressiva, perché i problemi sono iniziati quando c'era il governo di prima, e secondo me sono aspetti anche legati alle procedure, a anomalie burocratiche, perché comunque Riace, anche dopo tanti anni, si regge
sul sistema dello SPRAR, poi del CAS, questi progetti attivati dal Ministero degli Interni, dalle prefetture, e quindi non c'è un livello di autosufficienza della comunità di accoglienza, perché tieni presente che solo nelle parti alte, perché il comune comprende anche Riace Marina, nella parte alta di Riace Superiore ci sono 600 abitanti, anche io sono un cittadino di Riace Superiore, e 600 abitanti, ma 300 sono cittadini immigrati, siamo metà e metà, quindi siamo una comunità multietnica dove convivono in maniera normale, non ci vuole niente di speciale di tutte queste, quello che ho sentito in questi anni, di queste emergenze, di queste paure, degli arrivi, questo linguaggio che è diventato, come devo dire, la fata padrone nelle nostre conversazioni. E io ho visto, quello che ti posso raccontare è l'esperienza diretta, che per me è stata straordinaria, perché anche mi ha agevolato nel mio lavoro da sindaco. Ma tu ti prova a immaginare che significa fare il sindaco nelle realtà del profondo sud italiano, dove ci sono problemi di spopolamento, dove gli indici demografici sempre negativi, la comunità, i servizi, a chi li fai? Allora, l'arrivo delle persone è stato fondamentale proprio per costruire una comunità, non semplicemente un progetto, una comunità che vuole la pace, che vuole anche dimostrare come è possibile la convivenza in maniera normale. Abbiamo attivato la scuola, la pluriclasse, l'asilo nido multietnico, un ambulatorio medico, penso un ambulatorio medico è stata una donazione di alcuni medici del centro radiologico, che serve ovviamente per la comunità dei rifugiati, ma anche per la comunità riacese. E poi i laboratori dell'artigianato multietnico, il turismo scolastico, il turismo dell'accoglienza, praticamente un luogo dove c'era una profonda rassegnazione sociale che rinasce grazie all'arrivo di quella nave che per caso è arrivata a Riace una mattina di tanti anni fa, più di 20 anni fa, e che poi io dico, a un certo punto, non, tu lo dicevi prima nella presentazione, un sindaco straordinario, ma per nulla, guarda, io semplicemente ho fatto delle scelte, perché quel giorno, quando c'è stata quella nave che è arrivata a Riace, con queste persone, con questi profughi, che sembrava raccontassero anche le antiche leggende magno-greche, perché siamo nella terra dei profughi, nel mare di Ulisse. Allora, semplicemente uno, quando è di fronte a queste situazioni, ci sono persone che decidono, arrivano i profughi e con i bambini nelle braccia, che tu capisci benissimo che vengono da un lunghissimo viaggio e che già vogliono trovare la terra per la vita, così ritrovano. E allora uno può decidere di continuare a spalmarsi le creme per le bronzature, e invece c'è chi decide di non rimanere insensibile, perché questo è il problema. Io semplicemente ho seguito un impulso dell'anima, perché come fai a rimanere insensibile? E diciamolo allora, perché io ero lì a Riace e lui stava seduto sui gradini e io osservavo, e lui parlava al telefono, era il periodo della 18 eccetera eccetera, lui non so con chi stava parlando, io l'ho proprio spiato. Dice, no, ma fateli venire da noi. Già stava pieno di problemi così, lo sciopero della fame, non si capiva niente, i lavoratori chiusi, eccetera. E lui, no, ma noi stiamo bene, alla fine se ci stringiamo tutti stiamo bene. Perché, ma Riace, dopo, negli anni del dopoguerra, faceva circa 4.000 abitanti. Adesso, nonostante questi clamori degli arrivi delle persone, alla fine siamo 600 persone, 600 abitanti, quindi c'è posto, ci sono tantissime case ancora disponibili. Pensa. C'è posto. Io mi sono entrato così, perché questa deriva
di questa disumanizzazione che, a cui stiamo assistendo, almeno mi fa scattare anche la rabbia, perché non è giusta questa discriminazione nei confronti degli esseri umani. Abbiamo perso la capacità di essere spontanei, di avere la lealtà nei confronti di una relazione umana. Alla fine l'accoglienza, guarda, si riduce a questo. Quando tutte queste paure e tutte queste diffidenze, sai come dicono gli psichiatri? Dicono, quando tu hai paura di che hai un disturbo del comportamento. Ma io dico invece che questo è il risultato del sistema. E lo dico, non ho imparato come aspetto teorico, ma perché la pratica della mia vita in questi ultimi anni che mi sono dedicato, ho trovato anche una ragione alla mia esistenza, come e mi ha ripagato, così ho conosciuto il mondo più da vicino. Io mi auguro che anche i cittadini di Riace abbiano, diciamo, avuto questa possibilità di maturare proprio nella propria coscienza, anche di, soprattutto di pensare che non è necessario solo pensare a se stessi, ma anche alle persone che sono vicine a te, che capitano vicino a te e che hanno qualcosa che ti stanno chiedendo. In quel modo io credo che tu maturi una coscienza nuova, e questa coscienza serve per migliorare il mondo. Non è solo fare il sindaco o occuparsi delle opere pubbliche, degli aspetti strutturali, delle cose anche della quotidianità, ma questo ti arricchisce, ti dà il senso che ogni giorno tu servi a qualcosa. Secondo me anche la stessa sensazione, gli stessi sentimenti che ha provato Gino Strada, ad esempio, perché questa è una delicata emergency, e per me questa persona mi trasmetteva semplicemente solo a sentirlo parlare. Ha passato la vita nelle situazioni di emergenza per aiutare le persone vittime di violenza, delle guerre, e l'ho incontrato a Genova e mi trasmetteva una sensazione: ma il mondo così ha un altro senso, ha un altro significato, e diamo questo contributo. Vabbè. Ma abbiamo deciso di farlo diventare cittadino di Riace. Per me è un grande orgoglio che lui, padre Alex Zanotelli, che ha passato la vita nei posti più incredibili, a Corogocio, in Africa, e che è diventato anche lui mossa cittadino nel quartiere di... Sanità. Che e adesso a Napoli, e ogni giorno ci sentiamo. E veramente, quando parlavate della rete, veramente oggi più che mai è necessario costruire queste reti di umanità. E poi vediamo anche a livello politico, ovviamente non possiamo rimanere neutrali, ma se manca l'umanità nella politica non ha significato niente. Grazie Mimmo, grazie tanto per questa testimonianza, per l'impegno, per la tua normalità, visto che è una cosa... Tu dici che è normale, forse è giusto, sì, è normale. La normalità di Mimmo Lucà, la normalità di Gino Strada, che vorrei che, insomma, prima dello spettacolo di Neri Marco Re ci dicesse ancora qualcosa di normale, che poi diventa di questi tempi straordinario. Ma io intanto ringrazio Mimmo, perché è un caro amico, e sono stato veramente onorato di ricevere pochissimo tempo fa, settimana scorsa, la cittadinanza onoraria di Riace. Per me è il miglior riconoscimento, molto più importante di vari premi che lasciano sempre le cose come stanno. Quello invece non è un atto formale, perché viene da un posto che sta praticando non solo l'accoglienza, l'integrazione, ma che sta praticando la resistenza umana rispetto alla barbarie, con tutto il rispetto per i barbari, ovviamente. E per questo per me Riace oggi è un faro in Italia.
Spero di venire a trovarti presto, Mimmo, e ti sono proprio molto grato anche per aver voluto partecipare, anche se so che hai molti problemi a muoverti in questi giorni, e aver voluto partecipare all'incontro nazionale di Emergency. Voglio che tu e tutti i cittadini di Riace, tutti e due il 50%, sappiate che noi siamo profondamente al vostro fianco. Grazie. E forse noi ci dobbiamo anche fermare qui perché c'è lo spazio di Marco Re. Allora io confesso che qui all'inizio mi è caduta una lentina, quindi non ci vedo bene. Non so. Mi avevano detto che Neri Marco Re era in platea, adesso non lo so. C'è. Non vedo niente. Colgo l'occasione anche per ringraziare Neri e tutto il suo gruppo, la sua band, perché non è soltanto questione di qualità dell'arte, è qualità delle persone. Comunque grazie. È vero, non facevo, cioè ce l'ho in tasca la lente accanto. Grazie mille alla piazza, grazie mille alla fila, a tutti quelli grazie che ci tutti. Hanno ascoltato. Grazie Emergency, grazie Emergency. Grazie a tutti voi. Domani continua, ci sono tantissimi appuntamenti interessanti durante tutta la giornata, potete vedere il programma anche sul sito e poi ci sarà un bellissimo concerto, quindi insomma non vi perdete gli appuntamenti di domani. Nel frattempo io inviterei Neri Marco Re a raggiungerci sul palco insieme a Giua, Pietro Guarracino e Vieri Sturlini.